non si può stare tranquilli, manco domenica a pranzo, ed il telefono che squilla più forte è Fausto che vuole un consiglio. Il professore arrabbiato perché ho fatto filone, domani pure me ne resterò a casa, farò finta di avere un malore. Ma Fausto, devi pure considerare, la gente a volte non può proprio capire, mancano ancora molti mesi a Natale, siamo buoni senza esagerare. E la partita a calcetto l'ho organizzata ma non sono venuto, raccontami tu cosa è successo, è andata bene ma poteva andar meglio, e domani vi invito tutti a casa per pranzo. Ma te lo dico, non sono sicuro, non ricordo se ho preso un impegno. Ma Fausto, devi pure considerare, la gente a volte non può proprio capire, mancano ancora pochi mesi a Natale, siamo buoni senza esagerare. Fausto, 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 amico mio, lasciami stare, io non ti posso proprio sopportare, non ce la faccio più a sentirti, ogni volta che mi chiami ti lamenti. Fausto, lasciami stare, ma sembra normale, mi chiami almeno 10 volte al giorno e non mi chiedi se sto bene o se sto male. Ma cosa vuoi che ti dica? Che pure tu c'hai ragione. Vedi un amico nei momenti più duri, ma il tuo dura almeno da 7 anni. Fausto, 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 amico mio. Grazie.